Sai qual è la cosa interessante e direi anche particolarmente ridicola? Che ci sono delle persone che vogliono imparare a fare i trattamenti Reiki a distanza per curare le persone che sono lontane, poi non sono capaci di prendersi cura delle persone che sono loro vicine, perché sono sempre con i cellulari in mano e anche se c'è qualcuno vicino, quel qualcuno viene lasciato in sospeso. Counseling filosofico, la conversazione, il dialogo, il confronto viso a viso sta scomparendo. Nella comunicazione, volto con volto, occhi con occhi, vengono rispettati dei tempi, le pause, i silenzi, c'è ascolto, attenzione, c'è da stare attenti alle modalità del tono della voce, attenti a come si muove il corpo. Insomma, la comunicazione viso a viso richiede un confronto di delicata attenzione per non turbare l'animo dell'interlocutore. Il confronto viso a viso deve rendere conto anche del distacco corporeo, quindi delle distanze a seconda della familiarità, se sto parlando con qualcuno che mi è molto caro e sono a lui vicino, il problema non si pone, se sto parlando con un estraneo devo mantenere maggiori distanze, insomma devo comunicare, devo imparare a comunicare, cercando di fare in modo che sul volto dell'altro non appaiano delle smorfie di fastidio. Il confronto diretto reale, perciò, è un lungo addestramento che facciamo per tutto l'arco della nostra vita per imparare a comportarci come si deve, come si dovrebbe nelle relazioni. La comunicazione senza cellulari, perciò, è un'arte della vita quotidiana che fa sì che noi impariamo a confrontarci con gli altri, a relazionarci con grande attenzione, anche se magari spesso o qualche volta possono avvenire degli scontri perché le opinioni sono diverse, ma proprio per questo l'allenamento, l'addestramento è importante perché magari impariamo anche a conoscere di noi cose che non sapevamo esistessero nel nostro io interiore, nella nostra interiorità. Perché se mi isolo, se escludo le relazioni con gli altri e mi limito alla scatoletta, ovviamente non ho un confronto reale, diretto, per potermi meglio conoscere. Jung, nel suo testo Tipi psicologici, parla di persone che amano isolarsi, stare da sole, che preferiscono, le poesie, la letteratura e quindi vivono più, facilmente di immagini interiori e non hanno bisogno di immagini esteriori. Ma chi si isola con il cellulare in realtà non sviluppa nemmeno le proprie immagini interiori perché continua a guardare e a sollecitare immagini esteriori che sono nella scatoletta che però subisce passivamente. Non le creo io quelle immagini isolandomi con la poesia, l'arte, la pittura, la musica e la letteratura. Cerco di accalappiare immagini anziché fuori nella vita reale, quotidiana, all'interno di una scatoletta e da solo non sono in grado di creare le mie immagini. Nella comunicazione face to face c'è ritmo, ritmo nella voce, ritmo negli sguardi. Ritmo dentro ai cuori che si incontrano e che palpitano, che sussultano, che sussurrano. C'è una maggiore intensità dello svolgersi del dialogo.
un'intensità che libera l'espressività anche di tutto il nostro corpo, coinvolgendolo nel discorso, nel contenuto di quel che viene scambiato in termini di riflessione. Io ti aiuto a riflettere, tu aiuti me a fare altrettanto. Riflettiamo insieme, comunichiamo insieme. E comunichiamo non solo attraverso le parole, ma attraverso tutta la gestualità del corpo, a partire dagli sguardi, come dicevo, ma anche dai movimenti corporei. Se c'è qualche cosa che mi disturba oppure che alleggerisce il mio animo, tu te ne rendi conto perché stai comunicando viso a viso con me. A volte affiorano silenzi e diventano importanti perché aiutano a pensare, a decidere quel che si deve dire o quel che si deve tacere. E a volte quei silenzi sono così sacri che non c'è bisogno di alcuna parola, basta la presenza dell'interlocutore. Ma che cosa avviene con i cellulari? Ad un certo punto chi era con noi sparisce. C'è uno squillo e l'altro sparisce, non c'è più. E io rimango appeso, rimango in sospeso, a cercare di capire, che cosa io debba fare con quel tempo in cui sono stato in qualche maniera abbandonato, emarginato. Eravamo insieme, si stava parlando, ma a un certo punto un vuoto, l'altro non c'è più. La ricerca ossessiva del messaggio fa sì che io diventi un fattore secondario, di scarsa importanza. Io sono meno importante di quel bip bip che è arrivato nel tuo cellulare. Poi naturalmente ci sono tutte le scuse del mondo, per cui posso anche sentirmi preso in giro, perché è possibile che ogni volta, tutte le volte, ci sia una scusa plausibile affinché io debba diventare un fattore secondario della nostra presenza, del nostro confronto, del nostro dialogo, perché basta l'inserimento di un bip bip per lasciare tutto nel vuoto e nel nulla. Siamo diventati come dei computer da mettere in pausa, stai facendo un lavoro con un PC, con un apparecchio elettronico qualunque e metti in pausa. Allo stesso modo veniamo messi in pausa dalle persone che sono con noi, solo che il computer non conta, non è lì in attesa, non si mette ad aspettare di essere riattivato, non è cosciente, ma noi siamo coscienti, noi viviamo dentro delle emozioni, degli stati emotivi, per cui veniamo messi in pausa e quanto durerà non si sa. Devi stare lì, in attesa che l'altro finisca, ma non si sa quando finirà. E il tempo intanto passa e tu ti senti fuori da quel tempo, emarginato, abbandonato in qualche maniera, isolato. Conosci, comprendi l'indifferenza dell'altro nei tuoi confronti. La conversazione viso a viso, senza cellulari, sollecita la disponibilità, l'attenzione nei confronti dell'altro. Si crea un filo invisibile che mantiene un collegamento costante, continuo. Nella comunicazione con le chat, col cellulare, c'è l'assenza del corpo, l'assenza dell'attenzione, l'assenza dell'ascolto, l'assenza del tempo e poi anche velocità, impazienza, frenesia. Magari ti senti in dovere di dover rispondere subito perché altrimenti l'altro si spazientisce. Praticamente guardandoci intorno potremmo dire di essere assorti oppure di essere assorbiti in un'ipnosi collettiva che non ci permette di accorgerci di tutto l'ambiente circostante. A volte mi domando se siamo noi che portiamo un cellulare in mano o se semplicemente stiamo seguendo il cellulare che è davanti a noi e
che non sia lui piuttosto che ci trascini verso di lui e non noi, che facciamo del cellulare uno strumento da poter utilizzare. È lui che cammina davanti a noi e noi lo seguiamo. Non c'è un reale confronto profondo, quanto invece una proliferazione di informazioni che il più delle volte svaniscono nel nulla e non lasciano niente dentro di noi. Capita così di vedere spesso persone che, come in un ritualismo religioso, si genuflettono ossequiosamente davanti ad un cellulare, che è diventato una specie di idolo, di guru al quale si deve cieca obbedienza. Ne sono coinvolti tutti, giovanissimi, giovani, media età, adulti, anziani. E si dice, ma se tu non ne fai uso spesso come tutti gli altri, sei un arretrato, un boomer, si suol dire. Ma in realtà il giovane ribelle è quello che fa qualcosa di diverso da tutti gli altri, non la stessa cosa che fanno tutti. Dove sarebbe la gioventù, dove sarebbe la giovinezza, dove sarebbe l'originalità nel fare tutto quello che fanno gli altri? Quindi l'invito mio potrebbe essere, per chi lo voglia prendere, diventate ribelli per davvero e fate quello che gli altri non fanno. Perciò a tavola state senza cellulare, al ristorante senza cellulare, quando siete con qualcuno, con gli amici, anche con dei semplici conoscenti, emarginate il cellulare, non emarginate le persone al solo sentire il bip del vostro cellulare. Allora sì, che potete dire di essere veramente diversi, originali, per nulla uguali alla massa. Ecco, questo e di tanti altri argomenti parliamo nel corso di Counseling Filosofico, diventa consulente filosofico. Se ti vuoi aggregare anche tu, sarò ben felice di accoglierti.